su, dai, voglio vederti fare le scale col cavallo adesso. Amici di Chion, sono a correre di Re Carnevale, sono nel cuore del periodo invernale, finalmente è giunto palazzo l'invito del mago del tempo. Re Carnevale accoglie con entusiasmo la richiesta perché sa che la lunga pausa può finalmente avere fine. È ora di uscire dalle mura del castello per intraprendere il viaggio che, come ogni anno, lo condurrà di città in città con l'obiettivo di scaldare e vivacizzare l'animo di chiunque incontrerà lungo il percorso. E voi ci state veramente scaldando di allegria. Eccoli qui i nostri amici di Kions. Quanti giullari! E poi erano quelli che avevano l'arduo compito di far rallegrare il re anche nei momenti più difficili, che sembra facile, ma non è. Potevano mancare. Io ho un ricordo bellissimo, sono mica tanto, di quando ero bimba e mio papà ha fatto di tutto per insegnarmi ad andare sui trampoli. Il perché non si sa, anche perché con la mia altezza, voglio dire, non ho mica bisogno, non so che idea avesse mio padre, però cadevo ripetutamente. Quindi lui si è finalmente arreso e il risultato è stato che alla fine i trampoli se li avevo praticamente impiantati nelle gambe, visto che insomma dall'alto della mia altezza non ho mai avuto bisogno, diciamo così. Amici di Kions, venite, salite sul palco, eccolo. Ma dai, però è dolce, vedi che lui è dolce. Grazie, allora grazie di essere qui con noi oggi per questo splendido gruppo, numeroso e preparatissimo, d'altra parte, e anche per questo carro, veramente per noi. Ma perché? Ma dai, ma che ricordo, ma mio marito mi butta fuori di casa. Grazie, mi ospitate? Grazie ragazzi, veramente, dopo a fine sfilata ci troviamo, ok, grazie.